Ciao, ecco, come promesso, altro video e vi faccio vedere i tre vestiti di Barbie gioca con la moda. Ok, allora, questa è la quarta uscita ed è Visita al castello. Poi, vabbè, poi qua c'è la rivista. Non perde neanche un numero. Ah, giusto, no. Fascicolo, eccetera. Oh, che bello, bello. E qua fa vedere appunto che quello dopo era questo qua. Poi mamma mia, perché questo è il secondo, moda greca, come una dea, vedete? Però anche tu, lenzuolo o peplo? Ah dai, come fare? Che figo! Bello, bello. Grecia antica, eccetera. Ok, uno, due, e questo è il terzo che l'ho preso oggi, perché escono una volta ogni 2 settimane. Questo è il terzo, dama parigina, molto bello, mi piace molto. Dama parigina, ecco qua. Taglia, decora, crea. Oh, come fare, bellino. Oh, l'Art Nouveau, bellissimo. Mi piace tantissimo sto stile. E poi nel prossimo numero ci sarà Ragazza del Rinascimento. Bello, bello, bello. Bene. Ora. Stoppo, tolgo tutto e poi ci rivediamo. Ok, allora il primo è. Ah, poi scusate, prima di fare sta cosa, da notare come siano passati da un bello sfondo per i vestiti, cioè dove erano attaccati i vestiti di plastica rigida a cartoncino. Bene, cioè. Vabbè, no comment. Allora, prima questo, che è Visita al castello, quindi quello un po' antico. C'è questa collana con una pietra rossa che è attaccata con la colla, vabbè. Devono farlo tipo una perlina o qualcosa, ma va bene. Carina, c'è coso che è elastico, c'ha queste perline, sono carine, dai. E poi c'è il vestito che è molto bello. C'è questo tessuto damascato che praticamente compone con l'intero vestito, a parte questo triangolo di raso rosso messo qua davanti. Le maniche sono strette fino a un certo punto e poi finiscono così, che poi voglio proprio vedere com'è addosso alla Barbie. Ha uno scollo squadrato, tipico dell'epoca, e basta, semplicissimo. Adesso vediamo di farlo indossare a lei. Sì, forse no, forse sta bene anche. È un po', vabbè, è un po' stretto. È un po' stretto in effetti, però le sta bene. Cioè, adesso aspettate che provo a vedere di farlo indossare a lei, dai. Molto carina. Io
Io le maniche qua al fondo non l'avrei fatto in panno lenci, ma vabbè, perché qui c'è. Qui è tipo. Boh, io l'avrei fatto tipo in raso o qualche stoffa, comunque tipo questa, però bianca. Magari poi lo. Vedrò di cambiarlo perché non lo so, non mi convince più di tanto questo qua. Carino per quello, però non, boh. Molto carino. Ok. Questo qua, classico vestito greco, il peplo con queste cose dorate qua, la cintura che si può togliere così. Bello largo. Così con questo motivo appunto alla greca. Dietro è così. Vediamo un po' se questo resta bene alla curvy. Io penso di sì perché. Poi come accessori ci sono anche questi braccialetti e questa specie di coroncina. Credo sia una coroncina. Sì, esatto, sarebbe questo, vabbè. Cioè, vabbè. Lasciamo perdere. Beh, lei sta proprio bene. Cioè. Così. Cioè, la coroncina qui che non mi convince proprio moltissimo, Cioè, potrei fargliela meglio io, magari usando appunto quelle foglie finte. E infine c'è questo qua che è, cos'è? Dama parigina. Il vestito mi piace tantissimo, è composto da questa giacchettina fucsia con, wow. Bella con queste qua che sono plissettate, bellissimo le maniche, insomma il polsino più che altro. E poi c'è il vestitino molto semplice a righe, così sempre fucsia con la tipo cintura, insomma, che qui è staccabile, ok. E poi c'è il cappellino che. Ah, ecco, infatti. Vediamo un po', lo metto a lei. Tolgo. Che io continuo a dire, peccato che non abbiano abbinato delle scarpe a ognuno dei vestiti. Perché insomma, sarebbe stato forse un po' meglio, no? No? Sì, insomma. Ma il cappellino, secondo me, questa parte qua potevano farla benissimo con questa. Perché c'è. Allora, a metterglielo su. Sì, no, carino, però boh. Secondo me questa qui andava fatta con questa, sempre con questa stoffa qua. Magari lo rifaccio io. Il giacchettino qui potevano mettergli anche il particolare, tipo vedete qua c'è il pompon. Però quello, vabbè, posso mettercelo anch'io un bottone, qualcosa. Il nastro, boh, il nastro penso che. Lo stirerò, se no per il resto dai, è carino. Le sta anche bene. Bene. Allora, alla prossima. Ciao.